Presidente, è vero che la Sardegna vanta un primato umiliante rispetto alla dispersione scolastica, quindi una dispersione che tende ad aggravarsi sempre di più per i giovani sardi, questo grazie anche alla benedizione del ministro Gelmini con la sua riforma scolastica. Tuttavia oggi noi non ci troviamo di fronte a un problema di diritto allo studio negato. Oggi con la mortificazione del Master in Becchia ci troviamo in un'altra situazione, e cioè si nega alla nazione sarda una grande opportunità che consentirebbe alla propria economia, attraverso le grandi professionalità raggiunte e maturate dai nostri giovani, una spinta propulsiva verso lo sviluppo economico reale e concreto. Perlomeno la precedente giunta, che col progetto Master in Becchia ha manifestato una grande lungimiranza, individuando la necessità di attivare attraverso percorsi culturali di conoscenza e quindi di grandi professionalità per i nostri giovani, un processo di emancipazione del popolo sardo. Oggi sono tutti sardi a sostenere che la Sardegna non può fare a meno delle professionalità dei nostri giovani, così come non si può più permettere che un patrimonio culturale e un patrimonio di risorse così fresche emigrino, addirittura non rientrino nella propria terra, impoverendo ulteriormente la nostra economia. Visto che la nostra giunta in varie occasioni ha dimostrato di essere molto capace nel reperire dei fondi, fondi da destinare anche a obiettivi che considero non di importanza prioritaria, per cui, visto che in questa sede siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna dare continuità a questo progetto, dico che cerchi le risorse, perché è possibile e non possiamo assolutamente rinunciare. Grazie. Grazie.